Ciao ragazzi, altra pianta tintoria relativamente nuova di Phytophyllos, parliamo del sandalo rosso. Vi leggo qualche dettaglio. Allora, il suo utilizzo tradizionalmente è riservato ai lavori di falegnameria ed ebanisteria, oltre che alla lavorazione di strumenti a corda. L'utilizzo del legno di sandalo rosso nella cosmesi decorativa per la riflessatura dei capelli serve soprattutto per ravvivare i toni rosso freddo e lucidarli, grazie alle sue proprietà astringenti. La tonalità del sandalo rosso è di un leggero violaceo che smorza i toni accesi, caldo, ramati. E io, in questo video, vi farò vedere i risultati ottenuti con il sandalo rosso sui capelli chiari. Ho preparato la polvere di sandalo rosso con acqua tiepida, diciamo, più fredda che calda, e ho tenuto in posa, ho applicato subito, ho avvolto nella pellicola trasparente la ciocchetta e ho tenuto in posa per circa 2 ore. Il risultato che ho ottenuto sui capelli chiari utilizzando il sandalo rosso è questo che vedete in foto. Come potete vedere, vabbè, a sinistra la ciocchetta bionda è naturale, non è una ciocca decolorata. Il risultato secondo me è veramente molto 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 interessante, perché si è raggiunto un tono abbastanza rossiccio senza scurire, perché il sandalo ho notato che non scurisce, secondo me, come il legno di campeggio. Rispetto però al legno di campeggio si ottiene un rosso leggermente più caldo. Il legno di campeggio lo fa freddo freddo proprio, che è molto molto bello, però comunque è un tono in ogni caso abbastanza freddo. Quindi sui capelli chiari colora in questa maniera, si può utilizzare tranquillamente da solo. Volete coprire i capelli bianchi, li colora abbastanza, però chiaramente nel tempo tende a scaricare, quindi diciamo che dovrebbe essere miscelato con un pochettino di henné, sempre se ci si vuole mantenere sui toni rossi. Se, come vi dico sempre, avete i capelli decolorati, oppure per evitare risultati sgradevoli di colorazione, anziché provare subito a tingere tutti i capelli, fate prima una prova su una ciocchetta nascosta. In questa maniera vi potrete fare una idea di quello che potrebbe essere il risultato finale della colorazione. Si può miscelare con l'henné. Ho provato io veramente a miscelarlo con l'indigo per vedere se si otteneva un castano, però chiaramente non ha il potere tintorio così tanto alto come l'henné da far ottenere un bel castano. Quindi secondo me, per ottenere i toni castani, comunque ci vuole sempre l'henné di mezzo. Io la userei di più come pianta tintoria per smorzare i toni ramati e caldi. Tende a raffreddarli, tende a farli, non vi dico ciliegia perché chiaramente con le erbe il ciliegia penso ce lo possiamo sognare, però è utile per spegnere, diciamo, i toni troppo caldi, troppo arancioni, troppo ramati, e farli virare verso un tono più freddo. Se chiaramente non lo riuscite ad ottenere subito, dopo che fate l'henné, potete usare il sandalo rosso da solo, che secondo me è anche meglio per spegnere i toni troppo troppo caldi ottenuti con l'henné. Per cui vi farò vedere anche i risultati ottenuti sui capelli scuri. Nel frattempo io vi ringrazio, se vi va mettete un bel mi piace e condividete questo video, e ci rivedremo presto con un altro video sul sandalo rosso. Ciao!